Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua per un doppio unboxing. Allora, primo unboxing ehm, vi farò vedere un gioco che mi è arrivato oggi. Ora, è il gioco praticamente del momento dopo Red Dead Redemption perché ne parlano tutti. Eh, chi molto bene, chi malissimo. E quando di una cosa se ne parla, eh, però, è sempre positivo. Allora, io ho adorato il 3. Ho adorato il 4 e questo qui l'ho preso. Ehm, Insomma, l'ho preso perché sono affezionato uh, alla zona contaminata. E infatti, il gioco in questione è Fallout 76. Ed eccola qua. Questa è la Special Edition. Adesso vi farò vedere il contenuto e le differenze con la standard. Allora. Perché se, perché se ne parla tantissimo? Questo qui è multiplayer, ma dicono che si può giocare anche eh, da soli, se non si vuole compagnia. Eh, però, eh, essendo il multiplayer, Bethesda ha rivoluzionato tutto il gioco e mh, insomma, questo non so se è un bene. Io ho visto tante live, ho visto tante demo e ripeto, c'è chi è entusiasta e chi invece è totalmente, totalmente deluso però io voglio dare una possibilità perché come ho detto eh, amo il mondo di Fallout perciò vedremo che cosa ci riserverà questa storia ambientata in Virginia e quando noi usciremo dal Vault 76 allora, per questa edizione cioè, per questo gioco hanno fatto quattro edizioni: La Standard Edition, L'Armored Edition, che ragazzi è insomma è quella con l'armatura atomica indossabile, e anche lì io non capisco. Tutti che parlano male del gioco, poi vai a vedere l'Armored Edition che costa solo 200 euro ed è esaurita da mesi su ebay la vendono a cifre astronomiche tipo 400 euro perciò se il gioco fa schifo non lo so oh, vabbè magari ci sono i collezionisti però vi assicuro che è fatta veramente bene questa è l'armatura atomica io l'ho vista uh, l'ho vista da un mio amico dal divo è veramente impressionante è, sembra uh, pesantissima ma alla fine è, è leggerissima allora, poi dopo l'armor Edition c'è questa qua Che è la Special Edition Amazon, vedete? Amazon Special Edition Oh, scusate E in che cosa si differenzia dal, dal, dalla standard? Che praticamente qua c'è il cartoncino, il cartoncino E all'interno troviamo l'edizione standard normalissima E va bene Però, siccome questa è esclusiva Amazon All'interno che cosa c'è? C'è questo set di spille, vedete? è il Bolt Boy che riprende ehm, carisma, fortuna e forza se volete si possono anche staccare perciò è un'edizione carina no? invece che allo stesso prezzo della scusate dicevo allo stesso prezzo della standard ottenete eh, la, la special che contiene il gioco il cartoncino e le tre spille e mi sembra un'ottima offerta Bene ragazzi, vedremo come sarà il gioco e poi vi saprò dire qualcosa. Bene, primo unboxing è andato e passiamo al secondo. Il secondo è una statua che mi è arrivata oggi. Le statue, siccome eh, ci sono statue e statue, era un po' che non ne prendevo e avevo degli sconti vari e Perciò ne ho approfittato e ci facevo il filo, questa statua da tantissimo tempo Io adoro Batman e perciò la statua è di Batman e, ed è direttamente dal gioco Batman Arkham Knight La statua è stupenda, e, adesso ve la faccio vedere Allora, pesa un po', questa ragazzi è la statua di Batman Arkham Knight Pes È alta 26 cm Allora adesso vi faccio vedere la particolarità della statua allora, guardate il volto, cioè fatto benissimo, questo è il volto del, di Batman della lotta, vedete qua che c'è proprio il, il graffio sul volto e anche sulla maschera, bellissimo. Ma poi, adesso mi direte quale preferite, la particolarità del, di questo busto sono le teste intercambiabili, perciò questa è la prima, la togliamo, eh, calamitata, perciò va dentro... Alla grande, subito. Cioè, massiccia, la togliamo e vediamo le altre mini quale preferite. E ragazzi, questa è poi è un'edizione numerata, ve la faccio vedere. Vedete, Batman. Questa qui è la uh, 514 di 2000, Batman Arkham Knight. Allora, dietro è fatta così. Questo è il laterale e questo è il petto allora l'altra maschera è questa adesso ve la faccio vedere prima in mano guardate che bella qui ha l'espressione da cattivo guardate i, i dettagli vediamo se riesco a mettere un po' a fuoco che si fa a volte fatica allora vediamo un po' allora adesso la mettiamo su ecco qua guardate questa è ecco qua date lo sguardo cioè il viso è pazzesco perciò abbiamo questa edizione col col grigno di batman pronto alla battaglia quello di prima dopo la lotta e poi abbiamo proprio Bruce Wayne senza maschera eccolo qua anche qui dettagli incredibili cioè guardate i capelli come sono fatti benissimo vedete ve la giro proprio anche i senni sulla pelle E voi, ragazzi, come la esporreste? Allora, ricapitolando Bruce Wayne, così, poi questa, pronta alla battaglia con il Grigno, ed infine questa dopo la lotta scrivete nei commenti voi come la esporreste bene ragazzi questo è tutto e prima di chiudere ehm, due cose ehm, allora prossimamente farò video ancora con ehm, parlando dei film che mi sono piaciuti quest'anno e dopo aver parlato del primo che era Tomica Bionda e poi eh, per fine mese eh, ci saranno video col botto perché mi arriverà un'altra collector edition di un gioco in uscita Perciò attendete e parliamo ancora di games. E poi per fine mese, prima di dicembre, ci sarà un mega video con l'aggiornamento di Blu-ray. Un po' mi sono arrivati e un po' sono in attesa del Black Friday che inizierà venerdì 23 su Amazon e ci sarà anche al Media World. Bene ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao, a prestissimo.